Salve a tutti gente, bentornati qui a un nuovo episodio di Gabriel Knight. Dunque, nella scorsa parte abbiamo scoperto che Malia c'entra con tutta questa storia. E infatti è Tetelo che però la teneva in pugno. Ora, però dobbiamo chiamare Wolfgang perché ce l'ha detto Grace. Scusate se ci ho messo tanto, però ero ammalata e non riuscivo a farla. Ok, andiamo a chiamare il nostro caro zio dalla Germania. Con amore! Didn't Grace say you had to dial 011 first to get international? Sì, vai. Vai. Hallo? Guten Tag, Sie haben Schloss Ritter erreicht. This is Gabriel Knight. Can I speak to Wolfgang, please? Hallo? Ein Moment, bitte. Gabriel, it's so good to hear your voice. I had such a dream last night. Eppure io, però era vivo, era vero. We need to talk. Ok, lo aggiorniamo su quello che è successo. It's even worse than I thought. We have to talk about what I should do. Tipo scappare. Scappa! Cos'è uno Schattenjäger? Ah, notare effettivamente che lui tra l'altro è in ombra. Cos'è uno Schattenjäger? Dai, scopriamolo. What can you tell me about Schattenjägers? Of course, I sometimes forget how little you know of the family, Gabriel. I never understood how Heinz could allow his. Probabilmente voleva proteggerlo. Now is not the time for that discussion. Sai com'è? Schattenjäger is really two words in English, Gabriel. Esatto. Schatten means shadow, and Jäger means hunter. Shadow hunter. Esatto. Yes. Shadow hunter. Magari voleva proteggerlo dall'occulto, tipo spiriti voodoo. Not sure when it began or how, but we have records of ancestors as early as the 13th century. Alla peppa, Un bel retaggio. But such fantasies cannot be of use to you at the moment, Gabriel. Mm. Most people are completely blind to the fact that evil does exist. Mm. Shadows of darkness, spirits, vampires, witches, demons. Chi più ne ha più ne metta. It is to their advantage that the anche spiriti voodoo. So scientific, so cynical. But we know they exist, Gabriel, and we hunt them. How do we hunt them? And why? Why? Why, bro? Because it is our duty. As for how, that is something you will have to learn. But it's not easily explained over the phone. Dun, dun. Tetelo. Tetelo. Well, from your description of the ritual last night, I'd say that Gunther's mistress, Tetelo, now is a primary Loa for the Geti tribe. A quanto pare. It seems she still controls them by possessing her female descendants. Ah, tutte le donne di sesso femminile, quindi anche Malia, ovviamente, giustamente. He said that Tetelo was possessed by her Loa during the killings in Charleston. Sounds similar. But Tetelo has obviously become a much more powerful Loa than her father ever was. Probably because of the il talismano, quello che abbiamo visto nel sogno. Talismano. Let's talk about the talisman. I myself have only seen it in old sketches and paintings, back in my dreams. It was in the family for centuries before Tetelo took it. It is believed to be as old as the role of Schattenjäger itself. The talisman has genuine power. I don't know how or why, but it is so. The Schattenjäger swore to use the power for good, never for evil. For defense, not offense. We've been searching for the talisman for years. It's a terrible thing to know that something powerful that was entrusted to us is in the wrong hands. With the talisman, Tetelo has all the power and we none. The only possible way to find her is to regain the talisman. Then we will at least be on more equal footing. E dove si trova questo talismano? How can we regain the talisman? The talisman is probably buried with Tetelo's remains. That's what gives her Loa so much power. To find the talisman, le spoglie. La torre. Forse. How would we find Tetelo's remains? We have pondered that question a long time, we Ritters. There are two probabilities. The first is that the remains are with the tribe in New Orleans. The other is that the remains were returned to a sacred place near the tribe's original homeland. We've tried to locate Tetelo's African homeland, but Gunther says so little in his journal about her tribe. Slaving records are practically non-existent. As for the other idea, we had no clue that Tetelo's people were in New Orleans until now.
Bisogna scoprirlo. African homeland. All right. Have you learned any things that might help us locate it? I spoke with the professor Hartridge. Già, poverino. Da. He thinks the tribe's name was Agri, and that they live near the Fon tribe in what's now called the People's Republic of Benin. This is incredible, Gabriel. I must go research this new information in my library right now. Wait, what should I do? Stay low. If you get a sì, chance, certo, come no. Into the possibility that Tetlo's remains are somewhere in New Orleans. Sì. But don't try to broach their private areas without my assistance, Gabriel. You will make a fine shot in Jaeger, but only if you are not dead. Sure, I'll wait. Certo, come no, guarda che bella faccia. Tra l'altro lui tranquillo mentre lui gli dice c'è tutte queste cose tipo vampiri. Tipo vampiri, tu sei l'erede Schattenjäger, prossimo cacciatore di cose, di robe varie e altro. Vabbè. Allora, andiamo da Grace. Vediamo se ci dice qualcosa di nuovo, perché non mi ricordo. Forse dovremmo dirle tipo Grace, sono un cacciatore di ombre. What's up? Probabilmente andrò in Germania. Do you have... I've given everything to you. No, niente, perfetto. Va bene, allora, dobbiamo trovare i resti di Tetlo. Quindi immagino da dove è uscita praticamente come si chiama? Maglia, la prima volta che l'abbiamo incontrata al cimitero, cioè alla tomba dei Geddi. Andiamo quindi alla quella bellissima tomba che non trovo il puntatore. Ah. Ok, vai. Perfetto. Tomba dei Geddi. Oh, c'è un pulsante adesso. Già. Vediamo un po'. Quindi adesso possiamo entrare. Tomba dei Geddi. Gabriel sente un suono di vetro in frantumi. Ah. Si è rotto qualcosa lì. Oddio, non si vede una mazza. Damn, you think there'd be a light. Ma noi abbiamo qualcosa. Dov'è? Ah, eccola qua. Vai con la torcia, tesoro. Bello, 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 bello. Ah, seguo il cursore. Vetro rotto. Qualcuno ha rotto la... È la lampadina dell'interno. Qualcuno l'ha rotta prima che entrassimo. Quindi c'è qualcuno qua dentro, forse? Oddio. Aiuto. Oh, bello. Un ossario. Che figata. Ah, questo è un po' diverso dagli altri, però. C'è un veve sopra, sulla targhetta. E dove potrebbe esserci i resti di Tetlo? Diamo un'occhiata all'ossario. I think I know what happened to the men in the family now. Non si sa. Oh, qui... Ah, sì, questo è... Some of these look loose. Qui bisogna fare il segno della croce al contrario, perché ovviamente è rivolto verso di noi. Vedete? Che c'è lì proprio l'indizio. Questa è molto semplice in realtà. Però se non te la ricordi praticamente è impossibile, perché bisogna andare a... Bisogna ricordarsi che è a specchio. Nel nome del Padre, Figlio, dello Spirito Santo. E amen. Spirito Santo? Spirito Santo! E amen. Hey, one of the drawers popped open. Già. Guardiamoci dentro. Chi ci sarà mai lì dentro? Sì, vabbè, scusate, ho sbagliato, dovevo interagire. Vai. Lala. Chi è? Mosley, l'hanno ucciso! Poverino! Shit, I dropped my flashlight. Cosa? Huh? Cosa ti ha colpito? Il nulla ti ha colpito, il fantasma formaggino. Poco dopo. Ouch. Oh, my head. What the hell was that? E che ne so io? Il fantasma formaggino. Un loa. Vabbè, direi che dopo questo non c'è più niente da fare qua. Notare tra l'altro come la torcia si muove quando io vado oltre Gabriel. Guardatela. Guardatela come si muove sulla sua mano. Tipo contorsionista. C'è qualcuno qui? Ah, ok. Già. E ha lasciato il portafoglio. Rubiamo i soldi al nostro amico.
Giustamente. Ok, direi che qui non mi sembra che non c'è più niente da fare. Per uscire, usiamo il pulsante. Quindi, qualcuno ha rubato il corpo di Mosley? Perché? Boh? Vabbè, povero Mosley. Ci stava così simpatico, non è vero? Con tutte quei prese per il culo, sai com'è. E quindi, che se fa? Credo che... Oh, statua di angelo. No, non sembra... Non mi sembra che ci sia altro da vedere qua. Credo di dover ritornare alla libreria, se non mi sbaglio, perché non credo che ci sia altro da fare. Quindi... Where have you been? I was worried about you. Tranquilla. What happened? Do you need a doctor? Non credo, solo una botta in testa, ne ho prese così tante. Gabriel, this is nuts. You have to get out of New Orleans. Ok, va bene, e tu? Listen, Wolfgang called while you were out. He said, and I quote, "Tell Gabriel that I found what I was looking for. It's time for me to do my duty. Schloss Ritter is his now." Così. Crazy, così ti do il ritratto, figlia. Uncle Wolfie, no. What are you gonna do? If I figure it out, I'll let you know. E quindi si deve partire per la Germania! Oh yeah! Vai in Germania! Esatto! Didn't Grice say you had to dial 011 first to get international? Allora, facciamo sto numero. Hello. Allora, dunque, Ritzmer, Germania. 1400, che bella botta. Americans repressed. Mosley. Oh mio Dio, oh no, utilizzare la roba del tuo amico morto, che cosa bella, e si sente in colpa, sì, ci credo che ti senti in colpa, caro Gabriel, ti credo. Quindi, se parte per la Germania, ragazzi, siete mai andati a Rittersberg, in Germania? Andiamo dai crucchi? Gabriel prende i biglietti e sale sull'aeroporto, vabbè. 1400 dollari, ragazzi. Non so quanto siano in euro, ovviamente stiamo parlando di un'epoca diversa, però porca miseria. 1400 euro. Cazzo. Hello. My name is Knight. Tu chi sei? Come James Bond. Oh, kommen Sie bitte herein. I mean, come in please, Herr Knight. I was not expecting you. Has Wolfgang sent you here? Uncle Wolfgang? No, I came to see him. Isn't he here? No, he is gone. I'm sorry. You came all this way. No, già. Great. That's all I need. Però era abbastanza intuibile da quello che ha detto prima. Wolfgang told me all about you and gave me instructions for you to feel welcome here. Please, this is your home. You are Ritter, no? I'm just doing some work. I will continue. Esatto, l'unico originale. If there's anything you need, please ask me. You may use Wolfgang's bedroom. It is at the top of the stairs. Thank you, miss. You may call me Gerda, Herr Knight. Siamo gli ereditieri di un castello. Biliardi. E Schattenegger. Ok, basta, andiamo avanti. Ok. Per prima cosa direi, vediamo. Guardate che bello che è questo castello. Mi piace un casino. Andiamo nella stanza di Wolfgang. Guardate che lusso! Camino! Letto a baldacchino! E la poesia sulla biblioteca. Perché quella è l'entrata della biblioteca. Dice. Ah, è tutta in tedesco, va bene. Ok, non so dirla bene, mi dispiace. Avete visto che tedesco impeccabile, ragazzi. Cazzarola. Mamma mia. Mamma mia. Una meraviglia. Queste stanze sono perfette, bellissime.
Gedde, ho bisogno di farti qualche domanda. Sul mio castello. Can I ask you a few questions? Yeah, of course. Dov'è Wolfgang? Tell me about Wolfgang. What would you like to know? Where Dov'è do you andato? Think Wolfgang went? I don't know, but I have a feeling he has gone off to be Schattenjäger again. He is too old for such chasing around. His heart is very weak. He has not left his castle for 5 years, and now this? Eh già, sarà abbastanza vecchio. Wolfgang's library? How do you know about his library? L'ho vista When we talked on the phone, he said he was going to do some research in his library. I thought maybe if I saw what he was researching. Esatto. Ah, yeah, a good idea, Herr Knight. But I'm afraid I cannot show you the library. Perché? You see, I have never been in it. I see. Only a Schattenjäger can enter the library. Solo un Schattenjäger può entrare nella... Perché si parla What sempre sopra? Ecco, questo glielo chiediamo. Herr Knight, my relationship with your uncle right, is Birda, really none of your business. Forget I asked. Non sono nostri... Oh, nothing, never mind. As you like, Herr Knight. Vabbè, chiediamo di questo invece. There are over the locked door in Wolfgang's bedroom. What do they mean? Ah, yes. Wolfgang had me translated as part of my English lessons. Okay. In English it means, only the purest here may pass. He whose heart is pure as glass. His soul is pure as fire. Through this portal passes higher. Great, thanks. Non passeremo mai per quella porta, vero, Tell Gabriel? Tell me something about yourself. I was born in Rittersberg, the village below the castle. Ah, è vero, quello vicino in pratica. So, what do you do when you're not puttering around the castle? Every ci stai provando, I go Gabriel. To Rittersberg to do the daily shopping and visit my friends. Ci stai provando davvero? Vabbè, fa niente, andiamo avanti. Vabbè, meno male che sei innamorato di Valia, eh? Meno male! Andiamo nella cappella, che questa è una delle locazioni più belle del gioco. Guardate quanto... Guardate che bello! Guardatela! Guardate che meraviglia! Soprattutto quello lì, l'avete visto? Questo è meraviglioso! I named my shop after you. You've always fascinated me. I just never knew why until now. Eh già, è San Giorgio, Maria Vergine. C'è qualcosa di estremamente mistico qua dentro. Sono d'accordo. È molto bella la cappella di questo gioco. Ora, guardate bene gli arazzi, i pannelli più precisamente. Questi ci serviranno per capire il rituale per diventare Schattenjäger. Dobbiamo seguirli bene. Io me lo ricordo a memoria, quindi farò il più in fretta possibile, ovviamente. Però, ovviamente, dobbiamo chiederlo a Gerde per capire che cosa significano. Can I ask... Altrimenti yeah, non possiamo farli. What can you tell me about those wall panels in the chapel? The hangings. They describe the Schattenjäger initiation ceremony. Esatto. Tell me about the Schattenjäger initiation ceremony. Each young man of the Ritterline must go through the ceremony when he dedicates himself to be a Schattenjäger. But what does the ceremony do? I do not know, Herr Knight. The only people c'è scritto nei pannelli, tranquillo, c'è scritto nei pannelli. Andiamo avanti, dai. But I think it must be similar to a priest's ordination or a wedding. A ceremony of intent and oath. Is there a problem, Herr Knight? You said wedding. I'm okay now. Oh Dio santissimo. Gabriel, non cambi mai, non cambi mai. Allora, prima di tutto, prendiamo le cose che ci servono. Il sale. Lo capiremo più avanti, perché cosa mi serve. Thanks. Il sale, poi ci serve il coltello. Vai a prendere... Non usare il sale con il coltello, mi raccomando, Eddick. Se no, fai casini. Perché come avete potuto notare, in uno dei pannelli c'era delle gocce di sangue. E dovremo tagliarci. Vai, sali su. Qui invece dobbiamo prendere la pergamena per decifrare. Sì, lo so. Per il giuramento. Qui dobbiamo tagliarci i. Dobbiamo prendere le forbici per tagliarci i capelli. Ok. Coraggio, Gabriel, usa le forbici su di te. Lo so che per te è un grave. È un grave. There. That's plenty. Esagerato, sono una ciocchina di capelli su. E poi cosa dobbiamo fare? Non ricordo.
Devo combinare qualcosa? No. No, 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 forse... Aspetta, cos'era? Ah, sì, devo prendere quella. Beh, ovviamente devo prendere la ciotola per metterci tutto dentro. E poi mi dovevo forse... lavare le mani? Sì, esatto. Mi dovevo lavare le mani. Nella pozzanghera che c'è lì dentro, esatto. Che c'è lì fuori. Vai, Gabriel, lavati le mani. Usala. Il primo pannello. Sì, la cappella Gabriel si lava le mani nell'acqua. Ovviamente non esistono rubinetti nel 1993 non esistono. Non esistono gabinetti, ovviamente. Non potevamo usare quelli, giustamente. No, era proprio necessario avere i gabinetti normali. E la pozzanghera. Vabbè, andiamola. E cominciamo il rituale. Quindi, altare. Cosa ci serve? Beh, direi di mettere su questa. Vai. Ok. Mettiamo questa qui. Poi... l'abbiamo levata e l'abbiamo già fatto. Abbiamo messo sull'altare la roba. Dobbiamo... tipo... non so... dobbiamo già leggere la pergamena, non mi ricordo. Ah no, prima il pugnale forse. No, 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 il sale. Facciamo prima il sale, va. Perché è sull'acqua, è vero. È sull'acqua di mare, se notate. E quindi ci serve il sale. Quindi adesso prendi il pugnale. E caro Gabriel, su te stesso, non sul vaso, su te stesso. Vai. Aio. Così. Senza paura. Vai. Zack. Oh, oops. Nearly hit an artery. Oh, che beh, che cazzo. Se lo fai così veloce ci credo. Prima la pergamena. No, prima mi devo inginocchiare. Esatto. E poi la pergamena. Prima di tutto un momento di silenzio per fare un po' di preghiera. E poi la leggiamo. Ma non la leggo così, ovviamente. No! No! Avanti, Edivik. Allora... leggi la pergamena. Il giuramento a San Giorgio. Saint George, patron of the light, who hunts the shadows of the night. Upon my blood I call thee now. Purify me, for I avow to set my feet upon thy road. Thy sword I take up for mine own. Okay. Succede qualcosa, miracolo! Something's happened. Oh, excuse me. I was just vacuuming. I did not know you were in here. No, that's all right. I've done about all I can do in here anyway. I give up. You look tired tonight. Why don't you go to bed? Sure, direi proprio di sì. Abbiamo fatto un viaggio intercontinentale dopo tutto. I can't believe I cut my hair for nothing. Vabbè, dai, i tuoi capelli? La ferita sul braccio no, eh? Ovvio. Ma forse quella notte, nei sogni di Gabriel. Oh! Un drago! San Giorgio! Sì! I do! You must first burn away the past! How much sin do you have to burn? Tanti! Più di 20 probabilmente, più di 60, più di 50! Vabbè! You have used people all your life, never committing to anything! Turn back now! Questo è un momento epico, ed è uno dei più belli della saga, secondo me. Due cose. E beh, tre donne? Tre donne? Chi? Sicuramente una è la nonna. Emalia, forse. Until you
Ok, quindi non significa che l'iniziazione è solo l'inizio? Ok, Mastro Lindo, cioè Mastro Lindo, sì. Draghetto. Perché stai guardando in alto? E perché questo sguardo minaccioso? Aiuto! Ah, vado a fuoco! Excalibur! No. È bellissima questa cosa. Ha colpito se stesso. Tutto ciò che lui era fino a quel momento. Molto bello, per questo che adoro questo gioco. Molto bello. Bene, siamo passate al giorno 8. In un'oscura camera segreta, il cui divieto si abbatté, finalmente entrato trovai il cerchio, o forse il cerchio trovò me. What a night. I'm sore all over. Hai combattuto contro un drago che rappresentava sostanzialmente tutte le tue paure. Bene, gente, veniamola qui. Se vi è piaciuta questa parte, lasciate un commento, un mi piace e ci vediamo nella prossima parte di Gabriel Knight. Yahoo!